30 milioni di euro, questa è la cifra a cui ammonta il deficit del comune di Avellino dopo un primo e parziale sguardo dell'assessore alle finanze Andrea Forgione e del sindaco Ciampi al parere espresso dai revisori sul consuntivo 2017 targato Foti. Le prime parole del sindaco in conferenza stampa sono state rivolte proprio all'operato dell'amministrazione precedente, definendo l'approvazione del documento contabile un atto di grande irresponsabilità nei confronti della città, ma aggiungendo subito dopo che la sua ferma intenzione è quella di continuare e di evitare il dissesto. Dunque Ciampi vuole andare avanti nonostante le difficoltà. Il primo cittadino però glissa sulle domande a contenuto politico e lascia ogni commento tecnico a Forgione, che elenca tre possibili soluzioni per ritornare in equilibrio: spalmare il debito fino al 2020, spalmarlo sui prossimi 20 anni o il dissesto. Questo mancato accantonamento di fondi, quindi del fondo crediti dubbia esigibilità, ha determinato una maggiore spesa negli anni precedenti e quindi il Comune, i cittadini, dovranno tener conto che ci sarà una minore spesa disponibile nei successivi bilanci a partire dal 2018. Preoccupa gli effetti di quello che verrà fuori dal consuntivo 2017 sui bilanci 2018, 2019 e 2020, ovvero successivi, laddove le misure da porre in essere non si firmano ad un riequilibrio triennale ma vanno oltre. È come una famiglia: quando in una famiglia mancano i soldi, la famiglia deve riorganizzarsi e quindi bisogna individuare le risorse che consentono alla famiglia di andare avanti.